vinta di Valtania. Il migliore il traversone che prende però un po' di sorpresa a tutti. La conclusione di Zortea con coraggio. Clayton! Palo rete! Bandierina bassa e vantaggio cremonese! Ha segnato Clayton Dos Santos! Le proteste del Perugia! Palla sul secondo palo, anticipa tutti molto bene Maggiore. Cross in mezzo, Ciravolo non la prende, Delisi e segna l'1-0 della Cremonese alla prima vera occasione. Passano i ragazzi di Massimo Rastelli, secondo gol in 3 partite per Francesco Deli, gran periodo per lui e 1-0 per la Cremonese. E questo è il calcio, lo Spezia crea, lo Spezia va vicinissimo al vantaggio in almeno 7 occasioni da gol e poi la Cremonese segna così, nessuno marca Deli che fa traversa gol e poi forse il gol è di Clayton Dos Santos. Sono affidato a Gaetano, Sciofani sfiora e in vantaggio ci va la Cremonese con il colpo sotto misura di Ravanelli. Ha sfiorato Sciofani, zampata vincente di Ravanelli. Cremonese 1 e Empoli 0, 27. Colpisce da calcio piazzato la Cremonese, da valutare la posizione di Ravanelli. Bandierina che resta bassa, ha calciato Gaetano, sfiora Sciofani, zampata di Ravanelli in mezzo. Assolutamente, ma questa fa parte della gestione della palla, no? Perché vuole meno che il pallone vada in profondità, ma che è il discorso che faceva al primo tempo l'Ascoli: più ho il pallone, meno occasioni do agli avversari. E qui arriva la Cremonese in area di rigore, esce Leali, la palla non entra in porta e poi sì, l'ultimo tocco di Andreoni con personalità, con grinta, con cattiveria, con una grande fuga di Bianchetti. La Cremonese trova il terzo gol della sua partita, ancora un tocco sfortunato a pochi centimetri dalla propria porta da parte dell'Ascoli. Nel primo tempo è stato Padoin, stavolta è Andreoni, il totale fa comunque 3-1. Ha fatto una grande giocata qui, perché veramente, guarda qui, Brosco stranamente si ferma, paura di commettere calcio di rigore, poi con il piede sinistro. Rinvio di Ravaglia, Diallo, trova Gondo, poi il tunnel da parte di Zortea, prova ad andare fino in fondo, diventa un tiro, 3-2, la Cremonese è in vantaggio, un'altra notte indimenticabile, dopo Selar anche Nadir Zortea, 2-3, è tornata avanti la Cremo al 41esimo. Sembrava un cross, quello di Zortea è diventato invece un tiro che ha baciato il palo, è sfinito Zortea che dopo 40 metri di campo ha...